a cancellare sto grande amore, sto grande amore. C'è una radio da ascoltare per sentir parlare la lingua del cuore, è ICN Radio, ogni giorno 24 ore al giorno. ICN Radio, la voce più bella d'Italia. Radio ICN New York, Dario Lore Show. E poi cantare le canzoni di Barbari ogni mercoledì insieme a voi. Ogni mercoledì insieme a voi, senza Calabria non si può stare, direbbe lui. E come non si può stare senza Dario Loe. Ciao! Salve, ciao Tony e ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori che sono presenti oggi. Come stai? Tutto bene? Io sto bene e te, ti vedo che stai benissimo, indossi un cappellino interessante. Che c'è su quella maglietta che stai? Allora, sulla maglietta c'è il fuoco. C'è il fuoco, quindi vabbè, ho parlato di fuoco, qui siamo quasi a 30 gradi, quindi ci stai bene, ok? Sì, ma anche io sono stato fino a poco fa fuori all'aperto, oggi sole, quindi vediamo se arriva questo sole in tutti i sensi. Arriverà, come arriva la tua musica e l'appuntamento con il Dario Loe Show in diretta su Radio ICN. Dalla Calabria! Sì, allora siamo pronti, prontissimi. Stamattina ho preparato un medley, un mix solo di fisarmonica, di pezzi un po' classici con la fisarmonica. Quindi appena sei pronto, appena ci sei, possiamo allora, metterlo. Stamattina si parte proprio con la fisarmonica, 3 minuti subito, cosa? Subito con la fisarmonica, dopo ci sarà un grande ospite. Dopo abbiamo un grande ospite, perché noi piccoli ospiti non che ne facciamo? Vogliamo solo quelli grandi, vero? È vero, solo grandi ospiti, una grande radio per grandi ospiti, i piccoli non ci servono. E poi siamo a New York, è tutta la grande, quindi non so se mi spiega, hai capito? Per forza, dobbiamo pensare. Cosa di piccola a New York è quasi come non porti niente, non si vede. È vero, quindi dobbiamo fare tutto in grande, se no non funziona. Grande musica e fisarmonica del nostro Dario Loe e la sua band. Allora la facciamo ascoltare? Vai, quando vuoi. E questa? Una bella serenata mercoledì mattina in diretta dalla Calabria e da New York con il Dario Loe Show. Se balla un caffè, un cappuccino, 2 peperoncini, non so, fatevi una soppressata prima mattina, che vi devo dire? Accompagnati da questa musica, insomma, cosa vuoi di più? Io e Dario, New York, Calabria e l'amore. Canta Dario, aggiungici le parole. Sono fuori sincro. Io, tu e nostro Dario. Live New York, Calabria, ICN Radio. E insomma, ma cosa vuoi di più? Ho capito perché hai messo questa musica relax, perché siccome hai portato il fuoco con le fiamme vuoi calmare un po' le acque. Ecco, esatto. Bellissima comunque. Questa è la tua fisarmonica? Na, na, na.
ci saluta Brasile, Argentina, Canada. Show in diretta dalla Calabria su ICN Radio. Che bella apertura, Dario, bellissimo davvero. Sì, questo è un mix fantasia di valzer lenti che facevo quando andavo a suonare nelle balere. Purtroppo adesso siamo me le suono per me al momento, quindi quando c'è un po' di tempo registro queste fantasie, insomma, questi mix, questi medley. Queste erano Io, tu e le rose, la prima, sì. Non ti scordar di me, sì. E Moulin Rouge. Certo, grandissime canzoni, grandissime ricordi e momenti straordinari. Quindi tornati in te con la tua fisarmonica, diventano ancora più emozionanti. Dai. Grazie mille. Allora, Tony, oggi io ti ho voluto fare una sorpresa, infatti non ho fatto il video perché c'era un motivo. Allora, questo personaggio che andiamo a presentare oggi, tu lo conosci? Siete stati insieme, me ne hai parlato tantissime volte, ti ha regalato un CD e quindi oggi ho invitato questo artista calabrese che adesso lo conosceremo meglio, e lui si occupa di canti tradizionali, popolari, folk calabresi, e insomma li riarrangia a modo suo, li fa. Speriamo che ascolteremo qualche cosa poi, no? Ci fai ascoltare? È già pronto, quindi io vediamo se è con noi, però vediamo se è con noi, vediamo. Vuol dire che oggi c'è la canta e c'è la zona, allora ecco qua, vediamo se c'è, aspettiamo, è una io lo vedo, arriva. Da dove arriva? Dalla Calabria? Dalla Calabria, sì. Lui è un grandissimo musicista, stiamo parlando naturalmente di Massimo Ferrante. Grande Massimo! Ciao! Vediamo se si collega, perché la linea fa un po' capricci. È questione di linea, quindi la linea si prende un po' di tempo nella connessione. Ciò che ci stai provando. Nel frattempo... se vuoi mandare qualche brano, oppure nel frattempo che cerchi di contattarlo. Allora io sai benissimo che ci sono delle canzoni che Massimo insomma rifà a modo suo, con la chitarra battente, con insomma musicata a modo suo, quindi vediamo di mandare una prima canzone nel frattempo che lui si collega. Anzi, facciamo una cosa, Tony, io ti mando il link adesso, così lo metti tu direttamente. Perfetto. Così lo ascoltiamo meglio. Che Massimo Ferrante, conosciamo benissimo sulle onde di Radio SN, una grande voce, un grandissimo artista meraviglioso. Nel frattempo che il nostro Dario cerca di contattarlo, sì, lui ha detto che mi manda un link, vediamo se io riesco. Sì, già fatto, ti ho già mandato il link, quindi possiamo mandare questa sua bellissima canzone. Comunque credo che devo scaricarlo io adesso. Qui ci credo sono che c'è. Vediamo. Massimo, ci senti? Ci sei? Ciao Massimo, ci senti? Ma è in giro, si vede?
Vabbè, noi ti sentiamo adesso, però. Non si sì, sente bene, però. Ti sentiamo male un pochettino, Massimo, avvicinati eventualmente. Un po', puoi regolare un po' la voce. Sento molto, molto male. Prova a leggere la connessione. Dai, io sento bene. Prova a sì. Massimo, prova a fare il collegamento di nuovo. Anche io ti vedo bene comunque. Tony ti vede bene. Sì, l'unica ma cosa è che adesso non ti sentiamo. Si è bloccato di nuovo. Ok, allora non lo so. Allora vogliamo mandare questa prima canzone di Massimo. Nel frattempo, Tony, io te l'ho mandata su Facebook. Ti ho mandato già il link. Su Facebook addirittura l'hai mandato. Sì, 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 sì. Ascoltiamo una bella ninna nanna ioggese. Quindi questo qua è un ritmo di Massimo Ferrante calabrese, quindi vediamo di ascoltarla. Eccola qua. Ninna nonna, lo bagni di la mamma bugiato. Poi ninna ninna ti bulia ninna, rigiamo per un mio a riposare. Riposa la quel riposare a menti, riposa ninno mio a ninna. Poi sonno sonno lumurerà io, per lumurerà ninna di giù. Su giovani c'è pieni di rubini, da di ure pure vignani. Su giovani c'è bambini ci stanno, viene a cavaggi, non cavaggio via. Lo sonno giù da cogliere gli udici, da piramuri tu la venati. Ogni gioia, Massimo, proviamo a farla così nel frattempo. Sì. Che vuoi che faccia? Vai. No, metti il telefono dritto. Così, perfetto, così. Okay. Ma devo cantare? Sì, sì. Il telefono in mano. Ah, già. Il telefono in mano. Sì, esatto, perfetto. Sì. Poi ninna reggia, uno cosa è mangiata di cureggia. Poi piccoleggia mia come facisti, quando un boccato lupo ti si vista. Poi ninna nanna, la ninna ti dico, ciò che ti faccio ti non vedi. Ti vini di tua minne lunati, ti vini di ciò mamma ti dà fare. Ti vini di tua terra minna, ti vini di ciò ti imbrassa la minna. Minna ranna, tura minna sia, veni di popoli santa maria. Oh, Madonna di la dolorata, fammi gustare buono e mai malato. Oh, Madonna di lupi di nudo, tu mi l'hai dato e tu l'una c'hai. Oh, Madonna di la schiavondia, tu mi dammi lo soprabbonare. Bellissima ninna nanna goggese, il nostro Massimo Ferrante. Mettimi giù la buona via,
Massimo, siamo sulla buona via, spero, con questo internet. Speriamo di sì, la situazione. Grande maestro. Ascolto che non è perfetto, quindi non riesco molto a dialogare, Non senti Massimo? Adesso sì, lo so, è un po' faticoso quello di Tony, perché comunque stai parlando dal telefonino. Tony, allora, dove è stato l'incontro con Massimo? È avvenuto? È stato un evento meraviglioso. Lui ricorda benissimo la sua musica straordinaria che porta in giro per il mondo e naturalmente che ce la fa ascoltare. Quindi, anzi, speriamo di rivederci presto. Ti raccomando, perché ne abbiamo bisogno. Non mi sembra. Massimo, tu ti ricordi, sì? Sinceramente no, quindi ti ripeto, non ho capito il ricordo bene, no, più credo no. Vi siete... Aiutatemi. Tony, fallo ricordare, perché ha detto non si ricorda di questo incontro. New York, non sei stato a New York. Tu non sei stato a New York, Massimo? No, io a New York mai. No. Ma i paesani miei che saranno lì, ma io no, mai stato a New York. Mai stato a New York. Allora ci siamo visti nel sogno, che gli devo dire? Non lo so, Massimo. Massimo, quella sarebbe una bella cosa. Aspetta un secondo, ma infatti forse ha anche ragione, perché lo sguardo non lo riconosco bene. Ma sai che c'è un altro Massimo Ferrante, anche cantante? Guarda, non lo so. Onestamente non lo so, a vedere Dario, ecco. Quindi sei confuso con quell'altro che è venuto qui spesso, hai capito? Ah, ecco, però la stilla chiara che mi facevi ascoltare tu, Tony, è sua. Ma la stilla chiara con... Aspetta, ma allora se sei te, sai dove ci siamo visti? Però io ti ho cambiato e sei cambiato pure te, a meno che io sono cambiato io e te sei rimasto uguale. A San Nicola Arcella! San Nicola Arcella! A San Nicola Arcella, sì! San Nicola Arcella, sì! San Nicola Arcella in Calabria! Massimo, hai fatto un concerto quella sera che non finiva mai, e poi alla fine mi hai regalato pure un CD, Ti ho regalato pure un CD strano, io ce me li faccio pagare. E forse quella sera, che ne so io, avevi fatto un buon ingasso. Aveva bevuto. No, ma sai perché? Cambiate entrambi, e quindi San Nicola, sì, è facile, perché io San Nicola, diciamo, intanto ho cominciato proprio, diciamo, la mia carriera. Io è lì che ho cominciato a fare la canzone. All'epoca mi occupavo di canti d'autore, quindi la canzone d'autore nei club e anche la canzone popolare. Dario, e lì ho conosciuto due grandi musicisti. Prima hai fatto la Ninna Nanna. Quella Ninna Nanna, c'era una chitarra di un grande chitarrista che si chiama Lutte Berg, che ha suonato con me e suona con me ancora quando ci fanno suonare, ovviamente. Che io ho conosciuto a San Nicola Arcella. Ah, ecco. Dario, te continua a parlare con Massimo. Io vedo se sì, trovo il CD, va bene. Perfetto. Massimo, allora, dimmi. A te mi sento benissimo, lui non tanto. Sì, perché io sono vicino al microfono. Comunque va bene così. Allora, Massimo, ci vuoi far ascoltare una bella canzone con la tua chitarra? Vedo già che hai in mano la chitarra. Però vorrei ascoltare una canzone. Tu hai fatto una bellissima canzone del mio paese che si chiama Astrino do Judeo. Che questa qua, insomma, noi facciamo il festival qui al lago, si fa il festival ogni anno che dura tantissimo. Sono stato informato, io ho fatto una versione anche di quella lì, come la Ninna Nanna, una versione elettrica con un grande assolo sempre di Lutte Berg. Questa io la porto in giro ormai da diverso tempo, un po' siccome io, diciamo, amo il popolare, ma fondamentalmente amo i testi, le canzoni, i fatti che si raccontano più che le ballate o le tarantelle o sì. Quindi sono legatissimo a questo testo e lo porto in giro. Ho fatto proprio degli stage, diciamo così, sul canto sociale calabrese, dove avevo inserito sicuramente questa Astrino do Judeo. Okay. È un canto che risale alla fine del 1850, dopo il 1850, su commissione, lo diciamo per chi ascolta,
di un signore che si chiamava Ciccozzo, e però le ultime tre strofe, questi non tutti lo sanno, credono essere autentici di fine 800, invece no, le ultime tre strofe sono state inserite da un grande che si chiamava Giulio Palange, intorno agli anni 70 collaborava con questa compagnia calabrese di canto popolare. Uh-huh. C'era Mario Artetta che cantava, che era pure lui di Lago, ecco, vedi come le volte le cose... Come si chiamava? Come si chiamava? Quello che ha scritto le ultime tre strofe, vorrei vedere i preti bruciare dentro, sì, le fiamme del paradiso, quella lì è degli anni 70, 1970, sì, si chiamava Giulio Palange, la cantava, questo facevano parte di questa compagnia calabrese di canto popolare, e la cantava questo Mario Artese che è originario di... Ah, Lago. Ecco, originario, ok, di Lago, sì, ok, Mario Artese. Adesso fa il giudaio fondamentalmente. Devo dire, grande voce popolare Mario Artese. Ah, non lo sapevo. Se ci dovesse capitare di sentire i dischi di un gruppo, aspetta, come si chiamavano, mi verrà in mente, poi te lo dico, un gruppo calabrese, Tetalus, ecco qua. Ah, che sì. La voce è questo Mario Artese. Mario Artese, tu non lo sai, vedi, però è di là, del paese. Ma che bello, questa è una scoperta, perché non lo sapevo. Ha capito un mondo come strano, che è nata agli oggi in provincia di Cosenza, e a dirti che tu c'hai un conterraneo che... Ecco qua, guarda Massimo, guarda se conosci questa cosa. Vedere, San Nicola Arcella. Questo qua è il penultimo disco mio, si chiama Populai Cattoli. Ecco qua, allora è lui, Tony. Tu non sai, Massimo. Aspetta, perché ti devo dire una cosa. Tu non sai quante volte ho messo sta canzone. Tu non puoi immaginare quante volte l'ho messa e quante volte l'ho fatta ascoltare. Ascolta. Figliola che di me eri stato maglia, vorrei amosaccio di cose di figlia. Da vita camminata di una guaglia, quando cammini lume corre sa suppiglia. Quando cammini lume corre sa suppiglia. A mezzo mare c'è una villa nuova, le turche si vanno a la primera, e a dentro c'è una bella figliola, di nuovo che si chiama Stella Chiara, di nuovo che si chiama Stella Chiara. E da stanotte una balla da bella figliola, e danza col vento come l'onda di mare, e danza col vento come l'onda di mare. Mario, fatti sentire, questa è musica. Questa sì. È passione, questa è memoria. Fa piacere che ami la mia versione, però questa è una tarantella fondamentalmente che io ho ascoltato da papà, che chiama papà Andrea. Finalmente ho trovato chi mi può rispondere a questa domanda che lo sto facendo da anni, Massimo. Com'è la camminata di una quaglia? Com'è questa camminata di una quaglia? Se vuoi te la posso far vedere, ma mi devo spostare con la chitarra e diventa un Aspetta. Ma io pensavo che la camminata della quaglia possano fare solo le donne, non gli uomini. E invece no. E infatti è riferita a una donna. Eppure. Sì, la vedi a camminare, sì. E quindi che mi fa vedere? Io voglio vedere una donna, voglio vedere, hai capito? Te ma spingi e non la faccio vedere. Massimo Ferrante, Stella Chiara e non solo, prego Dario. Allora Massimo, stavamo dicendo, Tony,
che Massimo ha ripreso una bellissima canzone fatta e rifatta a modo suo, una bellissima canzone, La Ghitana. Noi facciamo il festival della Strina, La Ghitana, che è famoso in tutto il mondo. Infatti facciamo i collegamenti, fanno i collegamenti gli organizzatori con gli Stati Uniti, con il Canada, insomma con tutte le parti del mondo, perché questa qua è diventata, diciamo, una tradizione. Si fa anche all'estero questa nostra Strina, La Ghitana, e Massimo l'ha rifatta a modo suo. Massimo, hai cambiato pure un po' le parole, diciamo. Guarda, non ho cambiato le parole, probabilmente non ho rispettato il dialetto vostro, perché vabbè, io chiaramente non è una cosa, le parole non penso di averle cambiato. Sono cambiato perché avevo qualcosa, sicuramente non parlo come i laghitani, ovviamente. Sì. Io sono calabrese, ma voglio dire, poi le canzoni, come quanto canto in napoletano, probabilmente, o in pugliese o in basso Lazio, probabilmente la dizione non sarà perfetta, ma non è quello, diciamo, il no. Così. Massimo, dimmi una cosa, ma da dove sei collegato adesso? Sempre dallo stesso posto dove c'eravamo collegati. No. In questo momento sono a Napoli. A Napoli? Ah, ecco, quindi pensavo fossi qui. Anche se scendo sempre in Calabria, sono residente in Calabria. Ah, ecco, quindi sei nativo. Napoli città, sì. Io sono Napoli da 40 anni, dal 1979, più di 40 anni. Napoli città? Sì, io anche in questo momento sto nel glorioso Palazzo Filangieri, del principe Filangieri, che ha influenzato la Costituzione americana. Franklin si è rifatto a lui quando ha stilato... e vivo in questa casa in affitto, ovviamente, inutile che ve lo dico, non è di proprietà. Vabbè, ok. Umani di Napoli, proprio Napoli centro. Allora, okay. per farti capire, Massimo, siamo vicini, io sto dietro sul mare, va bene? Quindi siamo vicini. Ah, allora siamo vicinissimi. La prossima volta ti vengo a prendere, e io abito in un castello e andiamo una bella stidacchiare, non solo sulla torre, e naturalmente va bene. Allora Massimo, allora facciamo così, ascoltiamo questa versione tua della Strina do Iudeo. Vai, Massimo. Loro me vanno da Iudeo, vecchi rispietto un quarto a nessuno, manca la carne niente a rosangue. Nemici tieni assai nel suo paese, amici non ne cerco e non ne vuoi, e chi ne tocca a mia ampia cebrale. Da sogno sempre allerta per cantare, ogni parola è giù in accontellata, che se te spreccio sa e sangue a te non sa. Dai una sola cosa, tu possessi, dati venire forti terre molte, o muramento io dici. Di poveri non tieni più compassione, di ricchi di scimperra di guaglione, ecco l'esatto di ogni giurisdizione. I miei governi e che nomi sono stati sferrati la polizia, e tu e tu mazzata che ho dice tu. Quella mi libria mi bruciai senza i bambi del paradiso, e per un bene gli altri mari, quella mi libria
Questa qua è troppo bella, questa noi la ascoltiamo spesso. Io ho fatto pure una versione della tua, perché mi piaceva, sì, mi piaceva questa versione un po' diversa, e quindi l'ho fatta anche io, però ho aggiunto la fisarmonica, naturalmente, il mio strumento. Quindi, giustamente. Sì, ho aggiunto la fisarmonica. Ah, sono contento, guarda, un lavitano che fa la versione mia della serie è proprio davvero per me un piacere. Sì, no, mi è piaciuta questa versione. Allora, Massimo, dimmi una cosa, come stai passando questo periodo? In reclusione, e non sto passando quando passiamo tutti. Io ho il piacere di avere un figlio, quindi diciamo sto spesso con mio figlio nell'ultimo periodo. Lavoro poco, ovviamente, inutile dire, faccio delle cose. Ho le ultime per il 25 aprile per gli archivi della Resistenza di Pordenone. Ho fatto ieri uno spettacolo, però sempre queste cose radiofoniche, chiaramente così su una. Nel web ho avuto il piacere di invitare anche Giovanna Marini e Paolo Pietrangeli, i due grandi del canto sociale e politico italiano. Sì. Per il resto niente, cioè però, ho fatto il crowdfunding, questo sì, l'ultimo disco mio che si chiama Canzulli, sì. L'ho fatto con un discreto successo, nel senso che è stato, io me l'ho proposto di arrivare a 3.000 euro giusto per mettermi io in studio e registrare io da solo questo lavoro. Sono arrivato a 6.500, a dire vero anche di più, che poi qualcuno che non riusciva a muoversi nel web mi ha bonificato, diciamo, un po' di soldini. Quindi ho fatto questo lavoro qua che rimarrà inedito, cioè non inedito, voglio dire, ho fatto Bollini SIAE, ho fatto tutto, sì. Però l'ho venduto solamente a quelli che lo hanno acquistato online. Spiego? Sì. Se qualcuno se lo vuole acquistare, lo deve acquistare da me. Io ho pensato che non era il caso di far uscire un disco in un momento dove non si può fare una presentazione, non si può fare un concerto, non si può fare nulla. Sì, quindi sì. Ho pensato di aspettare. Ok. Come si chiama questo lavoro? Come si può... Ecco proprio la maglia, Canzulli. Ah. L'ho fatto proprio nello stile dei cantatori, quindi ho fatto solamente io chitarra. Ok, ma c'è qualche brano che ci vuoi far ascoltare di questo CD oppure inedito? Se vuoi sì, che poi è anche un po' particolare quello che ti voglio far ascoltare e ti spiego anche perché. Sì. In pratica non è nella forma dialettale, è una canzone che è in lingua italiana. Ok. È stata scritta da un filosofo che purtroppo non è più vivo, è morto l'anno scorso. Sì. Proprio in questo periodo, quindi diciamo un anno dalla morte, proprio si chiamava Aldo Masuto, era un grande pensatore esagerato, e lui scrisse questa canzone che si chiama Pagella di Scolaro in fondo al mare, quando successe quella catastrofe esagerata, ovviamente che si poteva evitare, ma purtroppo continuano a succedere ancora, però, sì, purtroppo. Dei famosi 700 famosi, i 700 morti al largo della Libia, che poi dissero erano 700, in realtà furono dopo si resero conto che erano 1.000, c'erano 1.000 morti. Fra questi 1.000 morti c'era un ragazzo del Mali, che era questo ragazzino qua che aveva, come dire, si era cucito addosso, cioè nella camicia o nel pantalone, ma questo non rileva, non è rilevante, diciamo. Sì. Ma dire io vengo in Italia perché voglio vivere meglio, però io sono uno che studia, uno che vuole fare le cose, non sono uno così, insomma, no? E lui si è portato questo ed è stato trovato morto, chiaramente con questa pagella attaccata e ve la faccio sentire, quindi di Aldo Masuto. Io l'ho cantata proprio nello stile del cantautorato italiano, mo sentirete.
Vai. La portali cucita sul petto, medaglia tu, amore, risorsa estrema, veramente, almeno un po' di rispetto, l'orgogliosa pagella di scuola, tu solitario ragazzino, perso nella immensa incertezza del migrare, sdriccioletto in balia di forze infinite, non ti è servita a salvarti la vita, ma ti è rimasta stretta sopra il cuore, vedere come di famiglia a custodire del tuo abbandono lontano. E finalmente sbatterne l'orrore in faccia all'impunità indifferenza della presente umanità. Bellissima Max. Grazie. Grandissima Grazie. Poesia. Grandissima poesia, e purtroppo che racconta un fatto realmente esistito, come diceva una volta i cantastorie nostre, no? Un fatto vero che si poteva evitare, eppure è successo. Succede e continua a succedere, ultimamente ne sono molti altri 300. Il Mediterraneo sta diventando un cimitero, senza identificazione delle persone poverine che muoiono, che hanno dei familiari nelle loro terre, non sanno che fine fanno, buttati lì in pasto dei pesci. Purtroppo è così. Senti, Dario, visto che Massimo vive a Napoli, mi permetto così, ci fai ascoltare qualche cosa pure napoletana, così veloce veloce? Dai. Veloce, davvero fuori programma, che io ho pensato di fare delle cose a Napoli, non la volevo toccare. Io però ho cantato delle cose napoletane, però chiaramente un po' particolari, che escono un po' fuori da quello che è il circuito normale. Quella che faccio sentire. E poi quello che vi dicevo prima, io sono appassionato dei testi, poi le canzoni sono belle perché sono belle e va bene, però il testo è quello che prima mi colpisce, diciamo. Vabbè, questa è la storia, la dico prima perché così la parte veloce veloce, è la storia di un parto quadrigemellare, nascono quattro bambini, due bianchi e due neri, la puerpera è una principessa. La principessa chiaramente capannasce due mascoli, due figli, due mascoli, cioè quattro bambini, due bianchi e due neri, succede un casino nel suo regno. Dice, ma con chi te la fai? Puiango, punire, eccetera, eccetera. Quindi la principessa decide di fare uccidere i due bambini neri. Per fare questa esecuzione chiama sette cavalieri. Uno di questi sette cavalieri, i bambini vogliono vivere insieme però, lo dicono chiaro e tondo. Però la principessa è determinata. Uno di questi sette cavalieri si commuove, prende questi bambini e li porta a vivere in un posto lontano dove tuttora vivono allegri e felici. La canzone si chiama La Nuvetta ed è accreditata perché sul popolare sembra un casino, un estani, no? Questa qua viene accreditata a un signore che si chiama Eugenio Bragliola, che era conosciuto anche come Eugenio Quillente, ed era un cantastorie di Giuliano. A lui è accreditata quella seconda parte della Dammurriata Nera, se vi ricordate. La seconda parte non è di Ammario, non è di Ammario, ma è di questo signore che si chiama, ieri sera a Piazza Navona, avanti a me era la carta,
viene accreditata a questo signore qua. Okay. Prova a sentire. Vai. Davide, hai visto che succede appena menzioniamo Napoli? C'è tutta una storia. È Albella che te voglio contare. Quando dopo te la puoi scordare, una novella che te voglio contare. E tu c'è stata nonna che teneva a due cavi per sta storia comincia così. Noi ci stavano un po' che teneva due capi, una bella che ti voglio contare. E tre soldi bellezze della figlia Rorre con giù corello bella parla. L'uomo con due capi se la volle sposare, tre soldi bellezze della figlia Rorre. Noi ci stavano un po' che teneva due capi, una bella che ti voglio contare. E quattro figlie mascole, lui anche due nere, a fortuna voletta così. Quattro figlie mascole, anche tu in nere, tre sono di bellezze della figlia d'orde. Dove ci sarà mamma cade, nei fattori cava, l'unione a novella che devo contare. E cinque le comare carice, entrambe, le che ti piace, gioia cocciolina. Cinque le comare carice, entrambe, quattro figlie mascole, lui anche tu in nere, tre sono di bellezze della figlia d'orde. Dove ci sarà mamma cade, nei fattori cava, l'unione a novella che devo contare. E se lei afferma carecina menai perché i figli non erano uguali. Se su lei afferma carecina menai e cingole con mare carecentrale. Quattro figlie mascole lui anche tu in ira. Resto di bellezza nella figlia non re. Noi ci stavano a mogare dei fattori d'ama. Une a me e sette su venute sette cavaliere. Carecina mandata a chiama. Per tagliare i cavaliere, sette su venute, sette cavaliere, sei sulle asse magari cina le maniere, cinque le compare carice trasere, quattro figlie mascole, anche tu in nere, tre sono di bellezze della figlia non re, noi ci saranno magari dei fattori cava, una bella, e otto, e manelle, delle quattro creature, tutte insieme pure in matamba. Tutto insieme anche il mire, otto e manelle delle quante creature, sette su venute, sette cavaliere, sei sulle astre magari, cina menare, cinque le compare carice e trannere, quattro figlie mascole, anche tu dire, tre sono in bellezze della figlia Rorre, noi ci staranno magari dei fattori cavolo, pure a questo che ne voglio contare. E dove a questo per nascere questa storia, o cavaliere la mente pietà, e se portai a un paese lontano, a giocare a mandare il bricio, su paese come si chiama, che sta lavorando se lo dice, gli attivini attivi nella su paese, quanto è bello, si lo sai non lo dire a nessuno, perché ognuno se l'ha andato qua, si lo trova imbaratilla, amore, dove ha tutto il permesso di questa storia, otto in manelle delle quattro creature, sette giunte non sette cavaliere, se tu devi essere magari cina per andare, cinque di compagni carici e trallera, quattro di mascoli di amici di dire, tre sono di bellezza della mia rosa, io ci sono mogati di maroita. Bravo! Figlia d'ore! Massimo Ferrante dalla Calabria a Napoli e non solo, quindi bravo, 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 bravo belle. Massimo, belle, belle. Grazie, grazie, grazie a voi. Ma questo non finisce più, però non finiva più, dico mo lo blocco. Quattro bambini, due bianchi, due nidi, poi ci stanno i cavalieri, poi c'è la regina, insomma. Un po' di non è da poco. Beh, bellissima. Beh, quindi questa qua è la continuazione, abbiamo detto, della tamburiata nera? No, io ho detto che l'autore a cui viene accreditata questa canzone è lo stesso autore a cui viene accreditata la seconda parte della tamburiata. Ah, la seconda parte, perfetto. Questa qua pare essere di Eugenio Braglio. Ok, allora adesso ci siamo. Allora Massimo, dimmi una cosa, parlami un po' delle tue esperienze, anzi aspetta, avevo letto qualcosa di te, che tu sei andato, ti sei trasferito a Napoli per andare all'università, giusto? Poi com'è finita? Com'è finita? 3-0.
0, nel senso mi sono fermato, non è una mi sono fermato a 3 esami dalla laurea. All'epoca io facevo giurisprudenza e ho fatto 18 esami in giurisprudenza, 3 esami dalla laurea, ho detto vabbè, non è quel mestiere mio fare l'avvocato. Mm-hmm. E quindi era il 1991, ci ho messo molto tempo per fare 18 esami, vabbè. Ho preso a comoda, diciamo, non era proprio il mio mestiere. Sì. Poi nel 91 avevo fatto un gruppo vocale che si chiamava Quattro Quarti e giocavamo un po' e abbiamo anticipato i Neri per Caso sono usciti dopo, noi facevamo blues, west coast e popolare. Uh-huh. E in quel periodo conobbi Daniele Sepe e quindi stava in uscita con un disco suo e da allora ho cominciato a lavorare con Daniele fino al 2005 con Daniele. E con Daniele abbiamo fatto Spero l'ira di Dio, che ne so, dagli spettacoli con Mario Martoni, 10 comandamenti, abbiamo girato tutti i teatri italiani, più grossi, il Piccolo di Milano, il Mercadante di Napoli, cioè delle cose grosse. E abbiamo fatto pure un altro spettacolo che si chiamava Totem, con Baricco e Varis, con Alessandro Baricco. E abbiamo girato in lungo e largo, con Daniele abbiamo fatto davvero l'ira di Dio, in quegli anni, era gli anni che ci stavamo molto. Massimo... Poi ho collaborato, poi ho incominciato a fare i lavori lì. Nel 2015 ho fatto 4 dischi miei, fra cui l'ultimo in uscita, perché ancora questo qua non l'ho fatto uscire, è quello che aveva lui, che è Popolari Cantori. Sì. E poi collaboro con un gruppo operaio di Pomigliano d'Arco che si chiama Zezzi, un gruppo storico degli anni 70 che ancora continua ad operare. Ah, ok. Quindi, insomma, cioè, hai fatto tantissima gavetta, tantissima strada. Io tengo l'età. No, sono uguaglione, qual età? Massimo, dimmi, quindi, come esperienze passate, artisti che hai collaborato, qualcuno l'hai citato adesso? Io, diciamo, il grosso me lo sono fatto con le persone che ti ho detto, poi ho collaborato con Leonardo Corbinda, che è un altro grande musicista che voi conoscete, Mattarei. Ho fatto delle cose con lui, abbiamo tentato un po' di cose, abbiamo lavorato in ho registrato in un disco suo, Lutherberg, che è questo chitarrista che adesso vive in Svezia, si è trasferito, ma fa il direttore di un'orchestra multietnica a sud di Stoccolma. Mm-hmm. Lavora spesso con me, io spesso lavoro con lui. Poi ripeto, cioè, Daniele Sepe è stato il grosso del lavoro che ho fatto con lui, diciamo, che ne so, Peppe Barro, condivido ogni tanto il palco con Peppe Barro, però. Io separato da Peppe Barra, siccome diciamo la Marocco Management mi rispetta molto artisticamente, quando mi inserisce in queste cose, sono stato a Calabria all'Arena dello Stretto a fare marcia di novità, ho suonato appunto insieme a Peppe Barra, insomma è vicino. Di Rino, che cosa ci fai ascoltare? Che ieri ci sono stato a Crotone, sono andato a vedere la sua statua. Mai fatto niente, davvero non potrei. Di Rino mi ricordo che io ho fatto l'omaggio alle novità, ma cantando le cose mie nell'Arena dello Stretto. C'erano molti artisti, è stato penso 3 anni fa, qualcosa del genere. Sì. Di Rino non c'ho un repertorio di nemmeno di proprio nulla di novità, quindi poi. Oh, ok, grande artista calabrese Rino Gaetano. Vediamo se poi possiamo fare. Se non fosse molto giovane avrebbe rivoluzionato la canzone italiana. Perché le poche cose che ha fatto, perché molto subito, è una delle cose rivoluzionarie. È vero. Molti autori ci sono ispirati alle novità, a molti di questi nuovi. Per esempio, per dirne una, se senti i primi lavori di Dario, poi oltretutto è un paesano mio, Dario Brunoni. Sì, come no, sì. È originario di oggi, Brunoni. Sì. Del paese mio, sì, per questo. Lui si sente il primo, ripeto, io lui non lo conosco discograficamente, io conosco il padre, ovviamente, lui lo ha. Dario, l'audio adesso è ancora più complicato, non riusciamo proprio a sentirlo. Sì. Più lontano. Non puoi fare niente da parte mia. Massimo, allora ci vuoi far ascoltare qualche altra canzone così ti sentiamo nel vivo ancora? Guarda. Io se volete vi faccio, se pensate di essere l'ultimo, io vi faccio un po' di copie. Poi se non mi davvero faccio le canzoni segnate e basta, vi posso fare una tantella se voi volete. Tony, dimmi.
No, se lui magari sposta un po' il telefono, perché l'audio arriva a tratti, non arriva l'audio a bello chiaro adesso. A Tony non si sente bene, purtroppo non vi sentite voi due, io vi sento bene, però voi due non vi sentite. Sì, ma non è che noi due non si sente, non si sente bene sulla radio, perché se non lo sento bene io, vuol dire che non lo sentono bene nemmeno i nostri amici, hai capito? Purtroppo sì. Vedi se puoi spostare un po' il telefono, perché è più importante l'audio, perché specialmente quando canta, vedi? Vai Massimo. Vedi? Massimo, parla. Magari adesso è un po' meglio, dai. Okay. Prego. Allora, adesso è un po' meglio. Vai Massimo, allora facci ascoltare la bella tarantella ioggese, se non sbaglio. Sì, l'ho chiamata tarantella ioggese, anche se è stata inserita come tarantella calabrese in un film che si chiamava Figli di Annibale, ma molti, molti, molti anni fa. Ok. Daniele Sever, vedo io la parola qui. Ok. E comincia con una invocazione. Lodato sia lo Santo Sacramento! E beva Leo Carlino Maria, e beva Leo Carlino Maria. La Pasquale va in otto, il giorno delle donne, ma sta per loro marito, gli altri non sta in cuore. A piacere tale quale, come ti ha dato Pasquale, a piacere tale quale, come ti ha dato Pasquale. E se voi ci dice il padrino, ma ci c'è il suo dito qua, dai vieni di senza niente, non si può fermare là, dai vieni di senza niente, non si può fermare là. E stanna, è una partita del cacciamento, non cavo c'era con te, tu ma si non stare là, non cavo c'era con te, tu ma si non stare là. Era figlia di bella via, di dare se non devi meditare, amo la mamma che non ci ha segnato che non è mia vita, amo la mamma che non ci ha segnato che non è mia vita, non ci ha. E regina di te, pure la voce, la faccia la testa, scamma per la mano, la faccia la testa, scamma per la mano. Abbavati, riuscite a fare tali, e su una abbavate buono, non pegate, non tesoro, su una abbavate poveto, ce lo dico al vostro dito, e sciù, 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 quante te me ne cacci su, e sciù, 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 quante te me ne cacci su. Ogni giudizio che va dormiato, tanti non ci stessano, tanti con tu ardi, tanti non ci stessano, tanti con tu ardi. E ci tengo a trovare, ma cantando, un padre ha detto dai, è piccinina, un padre ha detto che è piccolina. E si dà via, pigliata mia, come una rosa di via, la via dopo che è curato, non ti ricordo il tuo bagnato, la via dopo che è curato, non ti ricordo il tuo bagnato. E rosa di lenta, la danneggia mia, arrompala la mamma, non importa vita mia, la vita non c'è vita, ti ci manca la morita, la vita non c'è vita, ti ci manca la morita. E parlava la paura, non parocco, parano che chiedeva la stessa mamma, parano che chiedeva la stessa mamma. E parla di compare la gente, può compare con tamburelli, parla di compare la gente, può compare con tamburelli, parla di compare la gente, può compare con tamburelli, parla di compare la gente, può compare con tamburelli, parla di compare la gente, può compare con tamburelli, parla di compare la gente, può compare con tamburelli. Bravo, grande Massimo Ferrante qui su Radio Insieme in diretta. Oggi ci scusiamo per aver fatto un momento di naturalmente l'audio oggi, ma abbiamo a che fare con un live tra New York, Calabria, Napoli. Sì, purtroppo oggi il collegamento con Massimo. Sì, sì. Quindi sicuramente i nostri amici ci capiscono. Benissimo. Però, Mario, abbiamo 9 minuti a disposizione. Ok, allora nel frattempo ci sono i saluti. Massimo, c'è un saluto da parte di Bruni Antonio,
e dice buon pomeriggio in diretta, perché lui ci segue sempre. Bravissime, di Ferrante conosco la bellissima Spuntunera. Quindi... Bravo, sì, è un altro canto che ho rifatto, è vero, sì. Sì. Che è la famosa serenata di Saventi. Sì, 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 sì. E poi c'è il nostro amico che abbiamo avuto ospite qui, Tony, te lo ricordi, Luca Politano, sì, che dice Mario Artise, cantante dei Dedalus, è nativo di Aria di Lupi, quindi abitiamo, cioè, abitavamo a pochi chilometri di distanza, 2-3 chilometri fino all'Aria di Lupi. E te l'ho detto che era di cose, si chiama Artesi, non Artise, Artesi ed è di là. Ah, lo conosco proprio personalmente a Mario. Ok, allora Massimo, ce la vuoi far sentire un pezzettino di questa Spuntunera? Che dici? Ma guarda, sulla Spuntunera ti spiego, intanto è arrivato pure mio figlio che non ce la fa più. Un saluto al figliolo. Sì, benissimo, io ti ricordo, Dario. Sì. Dobbiamo fare 2-3 minuti di brano e non di più, quindi va bene. Allora, Massimo, se la vuoi fare, noi ti ascoltiamo. No, io la posso anche fare, è che non ricordo se, perché purtroppo i testi non è che li ricordo tutti, perché io ho un repertorio molto. Sì. E quindi chiaramente non ricordo a memoria tutti i brani, ma questa qua per esempio non ce l'ho proprio a portata di mano. Vai Tony, dimmi. Andiamo a cercare noi e la faremo ascoltare, quindi non è un problema. C'è su YouTube. C'è su YouTube? Me la mandi tu, Dario, me la mandi tu. YouTube non mi ricordo, su Spotify c'è sicuramente. Ok. Massimo, allora va bene così, ma dai. Potrebbe essere che se guardi tu in quel disco il Popolare Canto, tu la Spuntunera dovresti averla. Aspetta, vediamo. Allora. L'hai fatto vedere prima. Sì, ce l'ho. Vai Tony. Io la metto. Hai capito? Hai visto? Si risolve. No, c'è il testo. Non si sa dove c'è una Spuntunera, gettareci la voglio una canzone, gettareci la voglio una canzone. C'è una donna come una bandiera che la governa sulla luna, chi la governa sulla luna. Non ci va l'umera che con le carni sue saldo strassola, che con le carni sue saldo strassola. Tanti che bella massati e massati, tanti che bella che è una quella loro, tanti che bella che è una quella loro. Quando si vinta strati l'utilano, fa gira la navetta, poi quando giurano, fa gira la navetta, poi giurano. A la lui
nave bella e ci amo e muoro, sento la nave bella e ci amo e muoro. La faccia alla mia razza finestra, gettami l'ugaro, fammi questa grasta, gettami l'ugaro, fammi questa grasta. Se mi lui è Dio, me trovo lesto, per non capire in terra, e poi se basta, per non capire in terra, e poi se basta. Cadino sti bombe, la meglia festa, che non fanno d'amore, e tanto basta. A buonanotte ad ogni cantanno, e te saluto a te, Parmada Argento, e te saluto a te, Parmada Argento. State buona gioiosa, io mi indavaglio, addio quando va giù a Roma, non muore mio, addio quando va giù a Roma, non muore mio. A spunto nera, eccola qua, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora siamo giunti ai saluti, Massimo, vai. Sì, allora questa canzone è su richiesta di Bruni Antonio, che saluto. Ciao Antonio. Allora Massimo, torniamo a te. Allora, per i saluti io ti ringrazio, naturalmente con Toni ti ringraziamo di essere stato ospite qua, purtroppo l'audio, però abbiamo riuscito a farla la puntata. Ne rifaremo un'altra magari, okay. Sì, naturalmente, sì, ne rifaremo un'altra. Io ti ringrazio insieme a Toni, fammi un saluto, come dice Toni, in calabrese o in napoletano. No, in calabrese, ma uno che è sempre contento. È bravo. Come? State buono, Vicentanne è sempre contente. È sempre contente, se no che c'è gamba a fare, capito? Come solo a Napoli si può fare. Senti Massimo, sei tifoso del Napoli? Io sono, sì, da quando vivo a Napoli sono tifoso del Napoli. Poi sono stato nel periodo quando c'è Maradona, diciamo che era davvero uno spettacolo certo. C'è stato stadio quando c'era Maradona, magari, oppure quando la vedo insieme agli amici, ma non sono proprio certo, mi fa piacere. Senti Massimo, c'era il nostro paesano Bruscolotti anche, che è praticamente quasi tuo paese mio. Non mi dire che hai suonato pure a Sassano. Ma io lì è la seconda mia parte, mi sembrerà strano, ma Padula, che ne so, il Monte San Giacomo. Annaccia te Massimo, io sono di Monte San Giacomo. Ascolta, fermalo un po'. Fermati Massimo, ascolta. Io sono di Monte San Giacomo, Massimo. Allora, io sono intimo amico dell'ex sindaco, della vice sindaca di Angela Lau. Ma cosa da pazzi, e questo mi fa molto piacere. Quindi fai un saluto, perché Monte San Giacomo ci ascoltano, e come fai un saluto, vai. Quelli di Monte San Giacomo, specialmente alla famiglia D'Alto, a cui sono molto legato, sia i fratelli che ad Angela. Quindi Massimo Ferrante saluta Angela D'Alto e tutta la famiglia D'Alto, naturalmente. È tutto il comune di Monte San Giacomo. Allora, te devi venire a cantare a Monte San Giacomo quest'estate, va bene? Vieni, dai, che ci fai vedere. Basta che ci mettiamo d'accordo, non c'è problema. Senti, se parli con Angela, dilli che eri in diretta con ICN Radio, ciao Tonico, e vedrai che come facciamo tutti. Come
i propri inciuci. Dopo quale tempo l'angela non riesco a sentirla, non va bene, va bene. Dai, poi ci te la saluta Tony poi, dai. Io, ma Massimo Ferrante a sapere, guarda com'è piccolo il mondo, dai, incredibile davvero. Bene, ci dobbiamo salutare, Dario. Allora, Tony, allora ci vediamo, grazie ancora Massimo, ci vediamo mercoledì prossimo con un altro grandissimo ospite. Stiamo organizzando anche con un collegamento in Arizona, quindi faremo un collegamento multiplo, quindi stiamo organizzando, poi ci vediamo mercoledì prossimo sempre qui sul Radio ICN New York 15:30 con Dario Loe Show. Ciao Tony e ciao a tutti voi. Napoli, Dario, ciao Massimo. Massimo, se come a me mi piace la camminata di una quaglia, devi capire. Io mi rimetto questa, Ciao Dario, mercoledì prossimo, Dario Loe Show. Massimo Ferrante da Napoli e la Calabria, su ICN Radio. E camminate come una guaglia, che me ne frega. Quando cammini come corre s'assottiglia. O meno, quello di Massimo e quello di Dario. È pure quando cammini come corre s'assottiglia. A mezzo mare c'è una bella nuova, le turche si la giocano a primera, e a dentro c'è una bella figliola, di nuovo che si chiama Stella Chiara, di nuovo che si chiama Stella Chiara. E da stanotte luna balla una bella figliola, e danza con lo vento come l'onda di Romani, e danza con lo vento come l'onda di Romani. Anche a dire Massimo Ferrante è stata una canzoniera spagnola e si rivolge a fare un'altra. Lo sai che te manca per così regina, lo stemma allora è la sacra coruna, lo stemma allora è la sacra coruna. E io ho incontrato sta piccola cera, e danza pure mentre muove l'onda di Romare, e danza pure mentre muove l'onda di Romare.